Salve a tutti, Watchi Kebari, miau, io sono Candy the Cat, ho rubato il canale a Super Joe Master e sì, lui sta studiando, ma nel frattempo io ho deciso di fare la mia personale tier list di tutti i personaggi di Five Nights at Candy's. Sono Candy, perciò mi vado a mettere subitissimo in S, perché io sono Candy e sono proprio bello. Cioè, guardate che gatto, che figo che sono, mia cravatta. Ho addirittura 3 jumpscare. Sono molto più interessante di quel pirla di Freddy Fazbear. Candy the Cat, fantastico. Cioè, poi nel mio gioco ci sono le musiche di Tom e Jerry. Veramente, sono proprio bello. Anche nella mia versione remastered faccio proprio un figurone. Miau. La mia sorellina Cindy, tanti credono che siamo addirittura fidanzati, in realtà non è vero. Anche lei è una bella S, siamo entrambi stupendi, Cindy è veramente carina, il peccato che Old Candy ci prova con lei in tutti i modi. Poi mi piace che sia Viol, il papillon, proprio una bella donna, molto molto più carina di Toy Chica, bleh, che schifo. Ok, passiamo adesso al mio amico Chester. Chester mi sta un po' antipatico, ma non troppo, gli do al massimo una B. Solo che ogni volta è sempre troppo frenetico, cioè si muove in continuazione, non stai mai fermo. E stai lì nel tuo Monkey Cove e basta suonare il tuo banjo, quello che è il tuo mandolino. Non capisco, gli strumenti sono proprio strani, cioè, capito? Bah, Chester e Chester, da fastidio, è una scimmia stupida, però è il mio miglior amico, giochiamo molte volte, ci divertiamo, una bella B ci sta, dai. E mo' arriviamo al Blank. E mo' Blank, raga, non lo so. Blank, ragazzi, mi sta veramente, veramente antipatico. Cioè, io dico, perché devi sempre spaccare il vetro? Perché? Cioè, scusa, quello che paga i danni sono sempre io? Cioè, veramente, non mi piace. Poi sta lì in quella cameretta del cavolo da farsi disegnare dai bambini. E poi se qualcuno gli disegna una cosa brutta si arrabbia. Poi è veramente un gran dormiglione, un pigrone. Non lo capisco, Blank. Però, sì, devo ammettere che comunque è molto forte. Molte volte mi aiuta a sistemare i tavoli della mia bellissima Candy Burgers and Fries. Quindi una bella C secondo me se lo merita. E ora passiamo a Penguin. Penguin, ragazzi, lo metto in A perché Penguin è il mio caro maestro. Penguin è... Ok che è basso, questo è vero, Però lui è veramente molto saggio, mi aiuta a capire bene come uccidere la guardia notturna, andare nei posti e sapere bene da che parte andare. Poi lui è molto utile perché può hackerare le porte e tutto il resto, anche se alcune volte ci chiude la porta in faccia e quindi un po' ci fa arrabbiare. Ma Penguin proprio mi piace, è il mio caro sensei superiore al maestro Shifu di Kung Fu Panda. Ok, Old Candy, ma Old Candy, ragazzi, si merita una bella F. Old Candy, cioè, cos'è questo? Cioè, appena l'ho incontrato mi ha insultato subito. Cioè, io dico, ma che problema c'ha questo qua, veramente? Cioè, arriva, ok che non c'hai gli occhi, che sei grosso, ok che tu sei la prima versione, diciamo, però... Ma che cavolo vuoi da me? Poi ogni volta va sempre a sbattere, mettiti degli occhi, maledizione, ma cioè, che cavolo, sei sempre cieco. Non è possibile, Old Candy proprio mi fa proprio arrabbiare. Lo vedo sempre in continuazione tra i piedi. Mi urta. E ora, ragazzi, è pure Rhett. Rhett anche lui lo metto in F. Cioè, perché c'è un ratto? Perché un ratto? Cioè, è arrivato all'improvviso da una stanzina, una cantina e basta, una camerettina, quello che è. Proprio puzzolente, anche lui come Old Candy non ci vede per niente, va a sbattere il muso dappertutto e molte volte devo sempre aiutarlo. Sapete che i gatti e i topi non vanno d'accordo, però Rhett è proprio... Poi ogni volta quando fa il jumpscare fa un urlo da checca. Veramente. Allora, te, zuccherino, so chi cavolo sei, lasciamo perdere. Allora, questa bambina qua, se non erro, è la protagonista di Five Nights at Candy's 3, non so se è la stessa che poi ci affronta... Nei nostri giochi originali, nel primo e nel secondo, non so se è sempre la stessa, boh. Però ammettere che comunque la trovo carina, gli dà una B, dai, sì. Poi comunque i colori sono molto simili a quelli di Chester, Già. Ok, ora, Withered New Canyon.
una bella S anche per me. Cioè, veramente, veramente sono proprio bello con questo occhio spaccato, rovinato. Ma allo stesso tempo sono sempre molto, molto carino, eh. Miau! Mi piace molto, molto, molto. Stessa cosa anche per la mia bellissima sorellina Cindy. La prima che attacca in FNAC 2, proprio la maledetta guardia notturna, a suonare il telefono. Che cacchio suoni il telefono? Cioè, veramente pazzesco, pazzesco, pazzesco. Anche Ultra New Cindy mi piace molto, molto, molto. Veramente molto bella. Mi piace. Peccato che il caro Chester fa proprio schifo, ma non tantissimo. Cioè, non c'ha proprio la faccia, cioè una roba pazzesca. Ma secondo me è accettabile, sì, però veramente fa un baccano tremendo quando vuole entrare nei condotti. Cioè, perché? Come mai? Non lo so. Blank, boh, pari merito con l'originale. Cioè, alla fine non cambia niente. È più brutto, con meno disegni, forse più lavato, non è idea, ma niente di niente. Lo dico. Ragazzi, il povero Sensei Penguin si merita una D. Sinceramente, è pessimo. È pessimo, senza il suo... Becco non è più fantastico, non c'ha neanche gli occhi, niente di niente. Sì, hackera il computer, il problema è che, boh, appare, poi scompare. Non ho mai capito da in che stanza si trova. Boh. Red, Witred non cambia niente, anche te, Cat, non sai proprio niente. Cioè, i gatti, cioè, questi tratti qua sono proprio brutti. Brutti, 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 brutti. Poi, che altro c'è? Ah, Monster Red al massimo è figo perché è muscoloso, Però la D. Monster Cat pure, anche se il cat là, cioè, lo guardi e poi se ne va via. Proprio un po' un fifone, Monster Cat, diciamo. Però anche voi shippate Monster Red e Monster Cat, vero? Poi, che altro c'è? Shadow Red, boh, è inutile. Shadow Cat è inutile, uno schifo. Shadow Candy voglio metterlo subito in S. Lui è un figo, figo, figo. Tutti quanti noi Candy stiamo in prima posizione. All Candy no, perché lui è uno sfigato. Ecco. Ok, allora passiamo adesso al Puppeteer. Tu mi stai proprio antipatico perché colpa tua hai fatto robe brutte. E Vinny, Vinny, Vinny. Vinny sei inquietante, ma non è che mi piaci molto, ti metto in C. Questa, ragazzi, è la mia tier list. Sicuramente vi piace a tutti voi perché ho messo i personaggi migliori, sti brutti sfigati maledetti. Io sono Candy the Cat, sono il migliore, sono stupendo, nessuno mi può battere, miau!